Buonasera e ben ritrovati alla terza puntata dell'Attesa. Il clima non aiuta ad avvicinarci alla nostra festa, almeno in questa settimana, però ci stiamo invece avvicinando al 15 maggio a grandi passi. Apriamo questa puntata come di consueto, ormai con una pillola estratta dal nostro archivio. Abbiamo riscoperto la copertina del DVD realizzato in occasione della festa dei Ceri del 2016 e subito dopo ci ritroviamo perché siamo nella settimana dei festeggiamenti di San Giorgio Martire. Lo scorso 23 aprile si è ricordato San Giorgio Martire, la famiglia dei San Giorgiani. I San Giorgiani si sono ritrovati per questa importante data, cominciando già da lunedì 22 con una messa di commemorazione in memoria dei defunti. Il 23 mattina le lodi, il 23 sera l'investitura del capodieci Simone Martini. Noi in maniera così desueta abbiamo raggiunto un gruppo di San Giorgiani, tra i quali il capodieci e il presidente, proprio la mattina del 23 presso la seconda cappelluccia durante le lodi, e lì c'è stata anche, diciamo così, informalmente fra le prime uscite del nuovo cappellano della festa dei Ceri, padre Francesco Menichetti. Abbiamo un po' ripercorso questa giornata dei San Giorgiani e in coda vi proponiamo però anche una pillola ancora del nostro archivio, un'intervista a un grande artista eugubino San Giorgiaro, Luigi Menichetti al secolo, Gigino Menichetti, che non a caso è il padre, è il papà di padre Francesco Menichetti. Thank you.
Giorgio ha fatto venire anche il sole, malgrado le basse temperature. Cominciano da questa mattina, diciamo la verità, da ieri sera, il 22 sera, con le celebrazioni dedicate ai defunti, cominciano appunto le celebrazioni per San Giorgio Martire. Presidente. Sì, oggi giorno di festa, la festa di San Giorgio Martire. Noi siamo tutti contenti di celebrare questa festa oggi. Abbiamo iniziato ieri sera con il ricordare le persone care, quelle che non ci sono più, momenti di forte commozione, di sentimenti profondi. È una messa molto, molto partecipata. È stato veramente difficile portare a termine un compito ingrato, ossia quello di chiamare i familiari sull'altare di persone che non purtroppo sono venute a mancare, perché ogni anno abbiamo grandi tragedie su tutto il territorio gubino. Abbiamo ricordato ieri sera diverse persone che purtroppo sono venute a mancare. Oggi è un giorno di festa. Abbiamo iniziato questa mattina con le lodi qui sulla seconda cappelluccia e proseguirà la giornata questa sera alle 18 con la messa solenne in Santa Maria, con l'investitura del nostro capo 10 e poi saremo tutti insieme in allegrezza sotto gli arconi con una cena tra tutti i sangiorgiani. È strano chiederlo, ma com'è questa giornata, come è cominciata per te? E veramente ormai siamo vicinissimi al 15 maggio. Stamattina comunque c'era diversa gente, insomma, quindi è sempre, quando c'è intorno la gente è sempre una bella emozione, insomma. Vedo, come ho sempre ripetuto, c'è un sacco di calore, c'è un sacco di vicinanza da parte dei sangiorgiani e questo è importante. Perché non sei solo e ti danno la forza di affrontare anche tutte le cose che andremo ad affrontare. Credo che oggi sarà una bella emozione, la festa, come ha detto ieri sera anche Padre Francesco, del nostro patrono San Giorgio. Sarà una bella emozione stasera quando ci sarà il passaggio, l'investitura del capo 10, col passaggio del fregio e dello stemma. E vedremo, insomma, la voglio vivere appieno, insomma, e poi comunque sia ci cominciamo a avvicinare, ci comincia a sentire, insomma, l'atmosfera. Già le settimane scorse qui a Gubbio, no? Aprile, quando comincia a essere il tempo bello, la primavera, già si comincia a respirare l'aria dei ceri, insomma, e quindi ci stiamo avvicinando. Sale sempre un po' la tensione, però è una cosa, mi sto avvicinando molto tranquillo, perché ripeto, c'è la gente sempre vicino, intorno, ti danno una pacca sulle spalle, insomma, e questo fa piacere, questo mi aiuta a avvicinarmi in modo molto positivo, e quindi sono pronto, sono carico, come vedo che sono carichi tutti i sangiorgiani, insomma. Simone, è innegabile, tu vieni da una famiglia di grossa tradizione sangiorgiana, diciamo così che uno dei momenti anche più emozionanti, no, della tua elezione lo scorso gennaio è stata vedere l'emozione di tuo padre che ti è stato accanto, insomma, che ti dice, sicuramente fra le persone che ti stanno accanto sarà quella che è una di quelle sicuramente più al tuo fianco, che ti dice in questi giorni? Il babbo è stato sempre le poche parole, insomma, è sempre lì, guarda, insomma, però qualche consiglio sì, però è sempre stato le poche parole. Innanzitutto, lo so, è da 40 anni che lo dovrei ridere, quindi questo è già è tanto, insomma, però no, vedo comunque che è vicino, è un sacco vicino, insomma, e vedo anche che c'è anche lui una bella tensione, perché comunque sia il riconoscimento alla famiglia, questo è importante. Matteo Battistelli è stato uno degli ultimi capo 10 della Manicchia di San Pietro nel 2016. Ovviamente non si danno consigli, perché poi la festa dei ceri è una festa così grande, che però ognuno di noi vive e deve vivere in maniera intima e personale e spontanea. Però che cosa ti senti di dire a Simone? Tra l'altro consigli do a Simone. Simone è un grande, quindi non c'è bisogno di nessun consiglio da parte mia, solo gli auguro di vivere le emozioni che proverà a cuore aperto, a cuore libero. E niente, gli dico che gli voglio bene e che, come tutti i sangiorgiani, gli starò vicino, gli darò il massimo dell'aiuto
possibile, ecco, e basta. Chi invece ha fatto quasi l'esordio per queste celebrazioni di San Giorgio è il nuovo cappellano della famiglia dei San Giorgiari, padre Francesco Menichetti, con una grande, grossa tradizione San Giorgiara alle spalle. E ovviamente a te invece, padre Francesco, lo chiediamo, che cosa significa passare di qua, insomma, diventare cappellano della famiglia dei San Giorgiari a 20 anni, perché poi tu, la tua vocazione è maturata anche abbastanza tardi. Da adulto. Per me ufficialmente lo rivesto da adesso, ma ho avuto la grazia anche gli altri anni di partecipare accanto a Don Stefano, no? Bocciolesi, ad alcuni momenti di queste feste, che sono questi momenti celebrativi che sono molto belli. Quindi per me non mi rendo conto di preciso, adesso vedremo il giorno della festa anche, no? Però già entrare dentro questo, non so se neanche chiamarlo come ruolo, no? Però presenza sacerdotale in mezzo a un popolo che mi appartiene, perché da piccolo il sangue sangiorgiaro ce l'ho dentro, no? E quindi viverlo con questo risvolto, anche dopo un po' di tempo che mi sono distaccato, perché la mia vita religiosa mi ha portato a vivere sì in altri contesti, anche staccato proprio dalla festa logisticamente, no? Quindi mi chiama a portare la mia sensibilità in mezzo ai miei, come se vuoi, San Giorgiari, sì, dai, oggi utilizziamo, normalmente uso il termine confratelli, no, o fratelli, sarebbe stato in mezzo a San Giorgiari, portare la sensibilità di Cristo legata a San Giorgio in mezzo a loro, lo sento come una cosa bella da scoprire anch'io, più che da capire che già ho capito come funziona, da scoprire, e mi sembra che già da ieri, anche oggi, alcune cose poi vedono che prendono, nascono da sé, si incanalano da sé. E poi Simone ha fatto già un miracolo, San Giorgio, hai visto, si è fatto ridere, si è fatto nascere un momento di gioia, è già un miracolo, abbiamo bisogno di stare nella gioia. Come vedete, come riusciamo a trasmettere questo anche nostro attaccamento così forte, verace alla festa dei Ceri, alle nuove generazioni? Sì, è anche una fortuna, perché la nostra festa fortunatamente un po' lega ancora noi, le generazioni. Quindi anche ieri mi sembra che a Santa Maria del Corso c'erano diversi giovani, e vediamo che anche in altre occasioni vengono. Quindi penso, di fronte a un mondo dove il mondo giovanile è un pochino, c'ha un po' i suoi passaggi, c'ha le sue strade, c'ha i suoi meccanismi, dinamismi, mi sembra che questa festa ancora riesca a cementare bene il legame tra le generazioni e ad essere anche veicolo dei valori, perché è vero che ci sono tanti valori legati alla tradizione, al folklore, ma ci sono anche veicolati valori di fede, di giustizia, di verità, di autenticità, di trasparenza, di comunione, no? E io ieri mi veniva di dirlo a Santa Maria al Corso, è anche la festa dell'abbraccio, nella quale ci abbracciamo per tanti, in tanti sensi, al giorno dei Ceri, ma anche ieri, no? Quanto è bella quel senso di famiglia che accoglie anche le sofferenze, ma che accoglie anche i desideri, le prospettive future. Io penso che questi siano grossi valori che ancora la nostra festa riesce a trasmettere. Sì, proprio come diceva padre Francesco, ne parlavamo proprio prima, perché è una delle cose più importanti che noi, diciamo, più grandi, a cui dobbiamo stare attenti. Io parto sempre da un concetto, che la festa dei Ceri è cuore, è fede, è educazione, è rispetto, e noi bisogna essere bravi in questo, innanzitutto con l'esempio, e poi riuscire a veicolare, a tramandare tutti questi concetti, tutti questi sentimenti ai più giovani. Non si deve mai spezzare questa linea di continuità tra il vecchio e il nuovo. Vero è, abbiamo passato dei momenti difficili con il Covid, c'è stato per i giovani un momento particolare, uno stacco. Oggigiorno i social, c'è un mondo che va a 2000 all'ora, noi ancora magari siamo rimasti un po'... bisogna stare molto sul pezzo, bisogna stare molto attenti, e penso che il futuro di questa festa è legato a come noi riusciamo ai giovani a tramandare tutti quei valori e quei principi e quell'educazione, quel rispetto, quello stare insieme, quel senso di comunità. Questo, secondo a mio modesto avviso, è la base
della festa di Ceri è la base del futuro di questa festa. Simone, anche tu e anche Matteo, no? Molto spesso poi i capodieci vengono un po' presi dai ragazzi, dalle nuove generazioni, quasi come un esempio, qualche volta anche un po' troppo, no? Perché ce lo dicevamo anche un po' di tempo fa, io e te, la figura del capodieci è una figura importante, però è un ceraiolo in mezzo a tanti. Come vedi anche intorno a te, tu hai parlato degli amici, cioè poi tu hai anche figli, insomma, non troppo piccoli, proprio dell'età in cui è giusto che si avvicinino veramente alla festa. Come vedi l'atteggiamento dei giovani oggi? Ah, guarda, io parlo della nostra Manicchia, di San Pietro. Ci sono un sacco di ragazzi che si sono avvicinati e noi l'abbiamo accolti tranquillamente, diciamo, no, a braccia aperte, stanno sempre con noi le riunioni, quando c'è magari una magnatella, insomma, quindi sono sempre, hanno fatto un bel gruppo, sono sempre qui con noi, ci chiedono le cose, gli diamo dei consigli, e dopo è chiaro, noi però dovremmo essere sempre bravi a fargli capire che oltre che tanto un ragazzo pensa alla corsa, pensa di prendere il cero, però noi dovremmo essere anche bravi a trasmettergli i valori della festa, perché la corsa dalle 6 alle 8, però c'è tutto il contorno della festa che è una giornata lunghissima. E bisogna fargli capire comunque sia da come parte la festa, da dove parte la festa, da dove come si arriva, e bisogna fargli cercare di capire che devono stare in armonia. Devono comunque sia cercare di collegarsi, di stare con tutti, ma dico anche con gli altri degli altri ceri, perché poi comunque sia la festa dei ceri è solo quel giorno, poi le amicizie ci sono tutti gli anni, insomma, quindi è chiaro, dalle 6 alle 8 ci può essere uno screzio, una cosa, ma poi bisogna sempre capire che quando ci arriva su sulla Basilica davanti a Sant'Ubaldo è festa per tutti, deve finire tutto, deve finire. Quindi credo che noi dovremmo essere bravi a trasmettergli quello che a noi i genitori ci hanno insegnato, i veri valori della festa, lo stare insieme, le coglionarelle, che una volta c'erano le coglionarelle, se no penso che la festa dei ceri senza coglionarelle non si andava avanti. Oh, sì, sì, cioè, bisogna prenderla a un certo punto anche con un certo peso, insomma, questo è. E mi rifaccio anch'io a quello che hanno detto loro, il cero è, io quando mi ha toccato a me, ho detto sempre, senso d'appartenenza, condivisione, emozione, perché senza queste tre cose il Ceri si possono fare, insomma, se non ti senti fiero cubino e se non lo condividi con gli altri, con tutta la città, con tutto il popolo, e non provi delle emozioni, i Ceri non esistono, insomma. Quindi questo è quello che mi sento di dire. Per i giovani sono d'accordo con tutti loro, ma tocca lasciarli anche un po' liberi di provare da soli quello che è la festa dei ceri, l'attaccamento, l'emozione, tutto quanto. Non tocca fargliela tanto difficile, in sostanza, perché chi c'ha passione, chi c'ha voglia di cero viene su da solo e partecipa da solo, senza fargli tante, ecco, insomma, tante nanne, via. E a proposito di trasmissione di valori, facciamo una sorpresa a padre Francesco, perché lo abbiamo sottolineato anche prima, cioè lui è stato un ceraiolo, proprio portatore di cero, che negli anni di seminario poi ha dovuto per qualche anno lasciare. La sorpresa per sempre. Per sempre, forse Matteo dal microfono, per sempre, perché poi insomma in quegli anni sei andato in seminario e poi, però per qualche anno non ti avevano rubato il posto, perché la sorpresa che facciamo padre Francesco, perché suo papà, che già suo padre, Luigi Menichetti, ma al secolo, Gigino Menichetti, ultra sessantenne, almeno per un paio d'anni prese il cero al suo posto, e tra l'altro fra pochissimo lo vedremo in una foto dove compare anche Matteo Battistelli. Questa intervista la realizzò Giacomo Marinelli Andreoli nel 2016, l'anno proprio in cui Matteo Battistelli fu capodieci di San Giorgio. Lo andammo a trovare a casa, dove conserva credo tuttora tantissime opere, perché era lui si definiva un artigiano, in realtà noi diciamo che era un artista, un grande artista, molto concentrato. Era molto bravo. Sì, molto concentrato sulla festa dei ceri, diciamo così, anche nelle sue pitture. Quindi noi vi riproponiamo questa intervista anche perché
Luigi, che è scomparso poco più di un anno fa, il 16 aprile, poco più di un anno fa, va meritatamente ricordato come una delle grandi figure di Gubbio, non solo come artista e artigiano, ma anche perché, lo vediamo, ha trasmesso questi valori a padre Francesco e a fratello maggiore Gianni. Noi vi ringraziamo per aver fatto questa chiacchierata con noi e buona festa di San Giorgio, sempre vive il cielo. Ed ora il momento tanto atteso. Procedo con la lettura dell'estratto del verbale di elezione del primo capo 10 del Cielo di San Giorgio, redatto e sottoscritto dal Consiglio dei Capo 10. AD 2024, giorno 14 del mese di gennaio, ad onore e gloria di Ubaldo Baldassini e per San Giorgio martire, nella taverna di via Cristini in Gubbio, l'Assemblea Generale dei Ceraioli del Cielo di San Giorgio a maggioranza elegge primo capo 10 del Cielo di San Giorgio per la prossima corsa Simone Martini. Per la nostra rubrica a curiosare tra gli artisti e ugubini siamo venuti a trovare oggi un signore, un sangiorgiaro autentico che l'anno scorso avevamo già conosciuto attraverso questa bellissima cartolina che aveva chiuso una delle nostre puntate. I tre ceri con il primo piano dei santi che girano intorno al pennone e che raccontano le emozioni delle girate. Noi siamo venuti a trovarlo perché siamo curiosi di questo artista artigiano, lui si definisce così, ma secondo noi è un artista, che compie il suo 28esimo anno d'artista. Adesso ce lo facciamo spiegare. Gigino Menichetti, buongiorno, grazie intanto di averci accolto a casa sua. Siamo venuti tra virgolette a tradimento. Sono onorato. Siamo venuti a tradimento perché ci voleva un po' convincere Gigino a porsi davanti alla telecamera. Manualmente mi difendo, però qui sono un po' in difficoltà. con il micro non è vero, perché ci ha già raccontato tante cose. Intanto, aspettando di vedere qualche bella realizzazione dedicata ai ceri, partiamo da questo tornio, perché qui c'è un po' la storia. Un torchio, sì, un torchio che è stato in vigore da noi fino all'inizio degli anni 50. L'originale è a Torgiano, al Museo del Vino. Allora ho voluto farle una riproduzione, scala 1 a 15 mi sembra. Ecco, qui c'è la storia di Gigino, perché Gigino, ricordiamoci, che è un falegname. Questo era, sì, infatti io, il mio mestiere era il falegname. E questo è un torchio che era, come ho detto, lì in Via Dante, da Checco De Micaletto, il proprietario era. Ho voluto rappresentarlo qui, che c'era sempre seduto alla sedia e controllava i lavori. E quel bambino con i capelli rossi? Il bambino con i capelli rossi mi sono voluto rifare io, perché c'è capelli rossi, quella volta erano rossi, adesso è un altro colore, e mancino, perché io sono mancino, e scalzo, perché noi andavamo sempre scalzi per tutto il periodo estivo. E allora qui ho voluto fare una riproduzione del torchio, il sistema di spremitura dell'uva, come era
com'era quella volta. Sono nato a Sant'Agostino, sì, infatti lì c'è, ho fatto anche un disegno di Sant'Agostino. Sì, questa è quasi una ripresa dal drone. Sì, sì. Come va di moda adesso? Questa era ripresa, era una foto che avevo fatto dalla casa di Codignone, che era su in cima alla salita, in cima a sta salita, più in qua, da in cima al campo avevano fatto una foto, io da quella foto ho rifatto sto disegno così. Quindi fino c'è qualche casa in più. Fino agli anni 50 era così, fino all'inizio degli anni 50 era così Sant'Agostino. Ovviamente anni 50 non c'era neanche la funivia, tra l'altro. Beh, no, infatti la funivia ancora non c'era, no. Ancora quella del c'era. 60 mi sembra. Esatto, del 60. Ma c'è anche un Sant'Agostino innevato, che è bellissimo perché Gigino ci ha fatto vedere la rotta che faceva certo, da piccolo. E certo, che mio padre mi diceva, Gigino ha fatto la neve, va a fare la rotta. E questo è mio padre che mi controllava, io sempre con i capelli rossi perché mi chiamano il pelo roscio da me. Oh, e allora iniziamo il capitolo di Ceri, perché tra poco andremo di sopra e ci sarà una bella sorpresa. Ma la prima sorpresa è questa foto. Questa foto io la ricordo su un Gubbio Oggi di tanti anni fa, sì. Diversi anni fa, non tantissimi, sì. Perché siamo circa 20 anni fa. Quando, 1995, arrivano i Ceri, Gigino in via 20 settembre, che succede? Io dovevo fare da bracciere da Lucio De Baiocco, che Francesco... non c'era quel giorno. Francesco il figlio suo. Francesco il figlio suo non c'era. Allora lui ci ha detto di fare da bracciere. Ma dico, te farò da bracciere, sarà poco male. E quando invece già Santo Baldo era lì, mi ha detto, guarda, che da bracciere ci fu io. Dico, ma sarai matto? Dico, ma dico, io sono vecchio, gliela faccio. Invece ancora diciamo che avete più di 60 anni. Sì, 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 è quasi 70. E allora mi ha detto, io allora ho pensato, dico, ma un'occasione così quando mi capita. Un'altra occasione, e allora via, mi sono fatto con Lucio, allora è andata bene. Via. Questo vuol dire che veramente il Cero non ha età, ecco, punta l'avanti Gigino, via 20 settembre, che è un tratto che si fugge. Non c'è male, via, insomma. E va bene, addirittura non è arrivato neanche il cambio. No, e difatti ci doveva dare il cambio prima del buchetto, ci doveva dare il cambio... San Giorgiaro, ecco, senza far nome, e non è entrato, non ha fatto un tempo entrare, allora la luce, io ho detto, ma com'è che il cambio non ce l'ha dato? Fuggivamo troppo, me l'ha fatta entrare. Come ha iniziato questa sua passione per la pittura? Perché c'è una bellissima, un bellissimo ritratto di sua madre. Sì, difatti quando è morta mia madre, è la prima volta che mi sono cimentata a fare qualcosa, perché mi è piaciuto sempre la pittura, ma non ero mai... esercitata a farla. Quando è morta mia madre ho voluto fargli il ritratto. Io ho visto che il risultato era discreto, allora ho continuato. Dopo come è venuto tra tante critiche anche di quel signore là. Il signore là è il figlio Gianni, non inquadrato, ma fidatevi che c'è. Dai una raschiata, dai anche da lui. Una festa dei Ceri ambientata a Gualdo Tadino si è sempre rifiutato. Me l'ha mai voluto fare. Può essere una sfida provocatoria. Questa l'avevo mai voluta fare, Gualdo. No, Gualdo proprio no. Penso che mi viene bene. Lo so. Andiamo di sopra che c'è tanto da vedere. Noto che insomma San Giorgio è abbastanza predominante. Un tantino qui un po'. Diciamo che è un soggetto che ispira. Certo. Addirittura abbiamo visto un travestimento, chiamiamolo così, un Sant'Ubaldo col mantello azzurro. Come mai? Così. Dopo ve la racconto di sotto. Ce la dica qui. La moglie mi ha portato questo quadro che davano per le benedizioni di Sant'Ubaldo, per le benedizioni di Pasqua. E allora io dico, ma a quell'altro le cornici l'hai fatta? Qui non ce l'avevamo. Allora dico, ma troppo giallo, no? C'è troppo giallo. Sono andato sul garage, nel giro di una settimana, quei pastelli tutto l'ho rifatto di nuovo. Però gli ho fatto la mantella azzurra. Quando l'ho portato su, dopo una settimana, dico, ecco te il quadro, finalmente sarai contento. Mettiamolo qua. Allora, all'ingresso di casa. Sì, no? Si è corta dopo 3 giorni, perché è venuta oltre una signora e gli guardava, dice, ma non è come il mio. Come? Ma no, ma come? Sono tutti uguali. Ma no. È andata a prendere, Gigino, ma... Io ho detto, ma che ne so, io si è preso dal mano, ma non era così. Dopo alla fine sarà segnata, via. Però si è accorta dopo 3 giorni che non era quella, perché quella gliel'aveva detto, se no lì per niente era accorta. Beh, la fede l'aveva in qualche modo fuorviata, pensava che fosse classica icona Sant'Ubaldaro, ma questo nelle abitazioni di un San Giorgiaro verace come Gigino ci può stare. Ecco, quando ad esempio descriviamo questa cartolina, perché l'anno scorso io l'ho fatto in maniera così fugace, però è veramente, ci sono
dei particolari, sì. Perché vediamo che i santi sono rivolti ovviamente verso direzioni opposte. Va bene, sempre questa, certo. Sì, è sempre questa, certo. E sì, perché le tre girate, no? E le tre girate, Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio, no? Ovviamente in particolare. E poi ci sono tre ceraioli sui merli. Ceraioli sui merli, il solito gatto che è una specie della firma dei disegni che faccio, un gatto nero. C'è un gatto nero sui merli. Dice che porta sfortuna, però a me... Infatti lì ho fatto, questa è la storia di Pinocchio, quella lì. Sono 32 tavole e su tutte c'è un gatto nero. Sono tutte 32, perché è come una specie di una firma che mi piace... Mi piace. Quindi quando diciamo i telespettatori vedranno che c'è un quadro o una realizzazione con un gatto, ne lo sappiate che l'ha fatto Gigino. Beh, forse ci sarà anche qualcun altro. Però, vabbè. Ecco, che chiudiamo con una battuta, Gigino. Oggi la festa dei ceri per Gigino che cosa rappresenta? Con figli, con nipoti che comunque appassionati di ceri, i ricordi, che cos'è oggi il 15 maggio? Beh, la festa dei ceri è un po' una cosa indescrivibile, lo so che uno se la sente dentro come quelli di Siena, quando vedo quelli di Siena che piangono più i cavalli e mi viene da ridere, e lo stesso sarà anche per loro quando gli altri vediamo Masti Matti, dico ma quegli aprici, no? E invece se uno non la... Non la vive. Non ce nasce a Gubbio, non lo sa, ha capito? Il turista non lo capirà mai cos'è la festa di ceri. E noi ci siamo nati, ci avevamo fatto cazzotti, ci avevamo fatto tutte sorte con gli amici, no? E qualche volta qualcuno va via anche il giorno di ceri per litigare con gli amici, perché è una cosa troppo personale quella. Tanto... Però oggi, se vogliamo, questa passione lei la esprime anche con questi disegni. Sì, che a me mi piace disegnarli, cioè, specialmente i ceri, sì. Ne sta preparando qualcuno nuovo? Sì, ce n'è uno nuovo, sì, lo sto facendo, ma avevo pensato di farlo per Capo Gigino San Giorgio, ecco. Sì, grosso modo, sì. Quando, facciamo così, che quando va in onda lei gliel'ha già dato, così gli abbiamo svelato la sorpresa. Certo, sì, va bene, d'accordo, allora, va bene, senz'altro. Sì. Anche perché non è di Sant'Agostino, ma insomma Sant'Agostino e San Pietro, per i San Giorgiari più o meno. Lo conosco anche perché... Quando io ho preso il Ciro lì, lui era la punta dietro. Quindi c'è anche lui in quella foto. E c'è anche lui in quella foto. Matteo, quindi era. Matteo era la punta dietro, sì. E allora, già da ragazzino, infatti gliel'avevo detto, quando al Ciro devo fare un disegno, ho detto, ma chissà, ma tanti anni fa, ho detto, ma chissà se ci riesco. E invece c'è riuscito. E siamo venuti, lo possiamo rivelare a questo punto, Gigino non lo sapeva che facevamo l'intervista, pensava che facessimo solo le riprese, però ci siamo riusciti. Questa bella chiacchierata, io la ringrazio intanto per i tanti pensieri che spesso ha avuto nei nostri confronti, perché devo dire tante volte ha avuto degli attestati di stima che ci fa piacere poter contraccambiare, e poi perché è stato un piacere conoscere questi aneddoti insieme. Grazie e buone opere sui ceri non solo, Gigino, grazie. Pochi giorni fa, nel fine settimana fra l'11 e il 13 aprile, la nostra città, la nostra festa è stata chiamata ad un importante incontro legato ad un progetto Green Heritage. Sembrerebbe strano, si parla di una correlazione fra le grandi feste e, come la nostra festa dei ceri, e i cambiamenti climatici. Fra le promotrici di questa iniziativa, la dirigente del CNR, professoressa Giuseppina Paderetti, che sapete tutti, e Ugubina Doc, che ha voluto Gubbio fortemente integrato, Gubbio, la festa dei ceri fortemente integrato in questo progetto. Ne abbiamo parlato con lei e con il responsabile dell'ufficio cultura del comune di Gubbio, Matteo Morelli. Si è tenuto nei giorni scorsi, Matteo Morelli, a Ravello, un incontro al quale la nostra città è stata invitata
quale ospite di eccellenza, però per un progetto di grande prestigio. Noi dobbiamo ringraziare innanzitutto il CNR con la dottoressa Giuseppina Padeletti, che ci ha coinvolti oramai qualche mese fa in un progetto che abbiamo subito capito che aveva una portata importante, perché riguardava l'incidenza del cambiamento climatico sulle feste, sul patrimonio immateriale. Il CNR ci ha scelto come caso di studio, questa cosa appena arrivata la chiamata della dottoressa Padeletti, l'abbiamo condivisa con le rappresentanze delle componenti Ceraiole e ci siamo subito messi all'opera. Gli stessi presidenti hanno iniziato una fase istruttoria con la dottoressa Padeletti e gli altri colleghi del CNR, andando a rispondere ai quesiti che prima a Chitto sembravano quasi strani. Che cosa c'entra il cambiamento climatico con la festa dei ceri? Stessa domanda che mi hanno fatto qualche amico quando mi hanno detto dove vai. In realtà, entrando nella festa, entrando nei quesiti che ci hanno posto, abbiamo visto che Gubbio, soprattutto la festa dei ceri, ha tutte le carte in regola per essere un caso di studio anche a livello internazionale, come ci ha detto il CNR. La dottoressa Giuseppina Padeletti, dobbiamo dirlo con orgoglio, comunque è gubina, dirigente del CNR. Parliamo di questo progetto importante a livello internazionale. È un progetto europeo, si chiama Green Heritage, è finanziato quindi dalla Commissione europea e questo progetto vuole studiare l'effetto del cambiamento climatico sul patrimonio intangibile, immateriale. E quindi ci è sembrato assolutamente normale pensare a coinvolgere il comune, tutta la cittadinanza, tutte le componenti della festa dei ceri per avere la festa dei ceri come caso di studio. Allora, chiariamo subito una cosa, dottoressa Padeletti, perché non tutti noi, non addetti ai lavori, molto spesso riusciamo a discernere la differenza fra patrimonio intangibile e quello materiale, perché per noi la festa dei ceri più materiale di così non potrebbe essere. Diciamo che la festa dei ceri è una sintesi bellissima tra patrimonio materiale e immateriale, perché sicuramente, voglio dire, i ceri sono materiali, le statue dei santi, però diciamo attraverso di essi si trasmettono i valori veri che poi sono stati tramandati attraverso i secoli della festa. E quindi è un, diciamo, come rito, come evento, come tradizione, è assolutamente un caso di patrimonio immateriale. E però, diciamo, i suoi simboli sono materiali, quindi alle volte direi che non ha nemmeno tanto senso fare queste distinzioni, perché è chiaro che il cambiamento climatico ha influito e forse influirà forse sempre di più in alcuni aspetti della festa, e magari sapendolo, no, uno può prepararsi per mitigare con azioni opportune tutto questo, perché immaginiamo le grandi piogge, no? La frequenza e l'entità delle piogge possono creare problemi sui ceri stessi, perché i ceri noi non è che li facciamo ogni anno, no? Sono ormai... Sappiamo bene il nostro Matteo Morelli, che è, diciamo, la direzione di questo gruppo anche di restauratori, sa che anche quest'anno, tra l'altro di recente, c'è stato spavento della città perché non ha visto per qualche giorno il cielo di Sant'Ubaldo, la basilica di Sant'Ubaldo, ma proprio perché con molta frequenza i nostri ceri hanno bisogno di un restyling, proprio certo. Per questo. Certo, sono preziosi e vanno tutelati anch'essi, chiaramente in modo materiale. Però vorrei anche spostare per esempio l'attenzione sul percorso. Allora, le forti piogge creano problemi idrogeologici, questo noi l'abbiamo anche studiato in un precedente progetto europeo che ha avuto Gubbio come partner, un grosso progetto, Heracles, non so se magari... in quel progetto, diciamo, Gubbio ha rappresentato un caso di studio italiano ed europeo, rappresentando la tipica città storica, centro storico, e sono stati studiati e rigirati, lasciatemi dire, come un calzino, perché usando i satelliti fino agli studi in situ, sia il Palazzo dei Consoli che le mura urbiche, e quindi in qualche modo anche gli stradoni, dove l'impatto delle grandi piogge ha creato negli anni voragini, quindi il problema c'è.
E il percorso è altresì una importantissimo, perché non è solo un percorso reale, fisico, ma è anche un percorso spirituale, no? Non credo che la festa dei ceri possa finire altrimenti che nella basilica del patrono, no? Con i ceri che tornano a tributo di Santo Baldo, insomma, quindi ecco come si mescolano tutte. Quali saranno i prossimi step di questo progetto che parte già quasi 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa? Allora, l'ultimo è stato quello di questo incontro a Ravello, dove ha partecipato la nostra cittadinanza e altre feste. Quali saranno poi i prossimi step? Guardi, volevo aggiungere una cosa. A Ravello quindi è stata realizzata, e se ne faranno altre in tutta Europa, perché i casi di studio selezionati nel progetto sono 14 in tanti paesi europei, e nelle tavole rotonde, che devono coinvolgere necessariamente le comunità, che sono le uniche detentrici del patrimonio intangibile, no? E vanno ascoltate, cioè sono loro che vanno, diciamo, intervistate, consultate per sapere il loro sentimento verso questa questione del cambiamento climatico o meno, se sentono che magari si può fare qualcosa per tutelare e promuovere i loro eventi, oppure magari, come dire, stanno anche bene come stanno. Però vi dico che la comunità, cioè la festa dei ceri, è stata rappresentata, io direi, nel miglior modo possibile, perché la comunità eugubina è arrivata compatta, rappresentata da tutte le sue sfaccettature, perché c'era il sindaco, c'erano i presidenti delle tre famiglie, c'era anche la diocesi, perché abbiamo avuto il collegamento con Don Mirko, che non aveva potuto partecipare in presenza, e c'era la famiglia il presidente del Maggiogubino dell'Università dei Muratori Scalpellini, e non voglio dimenticare nessuno, il presidente, quelli l'ho già detti, quindi diciamo i componenti del tavolo dei ceri c'erano tutti, e hanno dato anche, devo dire, un contributo di alto livello, mostrando sia la passione che accomuna, no, tutti gli eugubini, e quindi mostrando anche quali sono i veri valori della festa, perché erano molto uniti, e ci sono stati anche commenti a riguardo. È stato anche presentato un video della festa dei ceri che ha raccolto, cioè ha emozionato agli eugubini sicuramente, ma anche ai non eugubini ha fatto un effetto, e questo non può fare che piacere, diciamo.
E torna anche la rubrica a cura di Chiara Radicchi e Giuseppe Nicchi. Rindoppiamo questa settimana. I nostri due ragazzi hanno incontrato, come sempre, messo a confronto due generazioni diverse, quindi Simone Zaccagni e Giorgio Gini. Vediamo cosa ne è uscito fuori. Nome. Simone. Giorgio. Cognome. Zaccagni. Gini. Soprannome. Non credo di averne. Gino. Gio. Ciro. Sant'Ubaldo. Sant'Antonio. Pezzi. Muta dell'Alzata. San Francesco. Santa Maria. Via 20 Settembre. Il Monte. Poi non tutti insieme, diciamo. Così è così. Altezza. 1,78. 1,75. Come vivi l'attesa o la vigilia della festa dei ceri? C'è un prima e un dopo, nel senso, quando prendevi il cero avevo dei riti, delle liturgie quasi, diciamo, anche un po' apotropaiche. Adesso l'attesa la vivo in modo molto più, diciamo, ilariter. L'ansia c'è sempre, però è un'ansia positiva, mai negativa. Sei fortunato perché prendi il cero o prendi il cero perché sei fortunato? Diciamo che per prendere il cielo bisogna essere fortunati, però uno questa fortuna se la va anche un po' a cercare. Sono fortunato perché lo prendo. Come hai chiesto il cielo? E quanti caffè hai offerto? Sono entrato io, ho pagato in lire la cena, quindi un po' di tempo fa. L'ho chiesto sempre con educazione, ma con la giusta passione, come credo debbano fare tutti. A chiedere il cielo per me è parlare con la gente, relazionarsi e niente in particolare. Tu parli con i ceraioli o i ceraioli parlano con te? Siccome io odiavo quelle persone che alle 6:05 venivano là e ti danno lo schiaffetto e ti dicevano oh, per bene, so cosa si prova in certi momenti, quindi non parlo con i ceraioli. Io parlo con i ceraioli, però anch'io sono un ceraiolo e quindi parliamo tutti insieme. A che ora ti alzi il 15 mattina e quante colazioni fai? No, mi alzavo alle 8, facevo una colazione perché andava giù poca roba quel giorno, anche perché facevo la muta dell'Alzata, quindi alle 11 dovevo essere operativo. Ma colazioni una, al massimo due, non tante. E la sveglia, in modo particolare per la messa alla chiesetta. Momento Alzata. Sì. È peggio il bambino sulle spalle o il passeggino tra i piedi? Avrei detto, fino a un anno fa, avrei detto tutte e due. Ora che magari sono dall'altra parte e che anch'io magari dovrò tenere mio figlio sulle spalle, dirò che è una cosa che ci può stare. Ma il passeggino 100.000 volte, anch'io stavo spesso sulle spalle del babbo, quindi. Siamo vuoti come i ceri o sono i ceri a essere vuoti come noi? I ceri sono vuoti, diciamo, per fortuna, perché sennò era dura. E noi non siamo vuoti come i ceri, perché penso che noi siamo pieni di tanta passione, di tante esperienze, di tante emozioni in quel giorno. Nessuna delle due, perché siamo vuoti, non ha senso. Tu credi nel pezzo che fai o fai il pezzo in cui credi? Avevo quasi un rapporto fisico col pezzo che fai. È quasi obbligato credere nel pezzo, ma soprattutto è importante credere nei compagni con cui fai il pezzo. Entrambe le cose. Qual è il momento preferito della mostra? C'erano i lavori in via Perugina, quindi il cero ha dovuto fare una deviazione, è passato in viale Don Minzoni dove io. E lì è stato un pezzo un po' particolare perché sapevo che sarebbe stato un unicum, perché ci è passato una volta sola quando c'erano, se vi ricordate, i piloni in via Perugina. Ho rivisto io, mio fratello e i nostri amici d'infanzia quando prendevamo il cero piccolo e... Uno dei momenti miei preferiti sono i 40 martiri, i più caratteristici forse, perché riguardano un po' più tutta la città piuttosto che il singolo ceraiolo, e omaggiare tutta la famiglia e tutto quello che precedentemente ha creato lui insieme ad altri. È meglio essere un ceraiolo di spettacolo o uno spettacolo di ceraiolo? Allora, un ceraiolo di spettacolo no, perché nel cero io perlomeno credo sempre nell'umiltà. E ho sempre ammirato chi viveva il cero in modo un po' più goliardico. Un ceraiolo goliardico, allora sì, però allo stesso tempo anche uno spettacolo di ceraiolo va bene, va più che bene. Quanto utilizzi il telefono il giorno dei ceri? Quel giorno il cellulare non lo uso, perché tanto se ne può fare a meno, insomma. Zero.
inesistente. Si smette di prendere il cero quando si è vecchi o si è vecchi quando si smette di prendere il cero? E non è il fisico che ti fa smettere, parliamoci chiaro. È il fatto che capisci che è ora di lasciare il posto a qualcun altro. Si smette di prendere il cero quando si è vecchi, mi verrebbe da dire. Però c'è spazio magari per qualcun altro più giovane, io faccio un passo indietro e basta. E quindi sono i giovani o chi è più grande a creare più problemi? Non direi, non sono così manicheo da dire giovani o vecchi. Diciamo che il cero secondo me ha delle regole non scritte che possono essere il rispetto, l'educazione, il sapersi divertire con il giusto modo. Secondo me nessuno dei due, nel senso che perché devono esistere problemi per forza? Se esistessero dei problemi andrebbero risolti nel miglior modo possibile e quindi con l'integrazione tra l'anziano e il giovane. Che consiglio daresti a un giovane ceraiolo? Di avere pazienza, perché spesso sul cero ci sono delusioni e il problema è che bisogna aspettare un anno, no? La storia del cero insegna che alcune persone sono state premiate quando meno se l'aspettavano. Consiglierei di vivere la festa il più serenamente possibile, innanzitutto. Di viverla con passione, con convivialità, con tutti i sentimenti che secondo me contraddistinguono la festa. Chi trova un amico trova un bracciere o chi trova un bracciere allora, trova un amico? Chi trova un amico non sempre trova un bracciere, perché se sta amico è più alto di te, te lo può fare. Chi trova un bracciere trova spesso un amico, perché io col mio amico Paolo ci ho fatto veramente 8 anni di Barbie col mezzano e 15 anni di Santa Maria. E quindi diciamo che i nostri fianchi erano ergonomici. Il bracciere può essere una persona fidata e che conosci da tanto, che ti fa piacere anche coinvolgerlo sul pezzo, e quindi trova un amico. Il personaggio preferito legato alla festa di cena? Dire Sandro del Forno è un po' banale, però è stato veramente un maestro di vita nella sua semplicità. Ubaldo Baldassini. In taverna, è meglio avere ragione o essere felici? Sempre meglio essere felici, perché spesso quando hai ragione non sei felice. La felicità è la cosa migliore, guardate, questo sempre. Ma essere felici secondo me tutta la vita, a prescindere dalla ragione o meno. Come è cambiato il modo in cui si organizzano le riunioni rispetto a qualche anno fa? Quali strumenti nuovi si utilizzano? Sono cambiati tanto, perché a me il cero me l'hanno chiesto via WhatsApp. Ad esempio, è una cosa che io non avrei mai fatto, però devo dire che bisogna andare al passo coi tempi, e per un ragazzo WhatsApp è il modo normale di parlare. Anzi, magari adesso posso proporre un'applicazione tipo iCero. Allora, i bicchieri del vino erano sempre rimasti. E quello è uno strumento fondamentale, perlomeno in taverna. Il bianco, il rosso, forse il rosé, ecco. La novità potrebbe essere il rosé, non so se prima c'era. Per prendere il cero ci vuole coraggio o è prendere il cero a rendere coraggiosi? Ci vuole determinazione per prendere il cero. E diciamo che prendere il cero ti dà coraggio, comunque ti dà autostima, diciamo questo. Questo sì, più che coraggio ti dà autostima, ti dà adrenalina, di sicuro. Coraggio lo userei per altre cose della vita. Allora dipende secondo me, perché chi magari è più timoroso a prendere il cero lo rende coraggioso. Allo stesso tempo però comunque ci vuole coraggio anche a prenderlo, dai. Domanda secca, il ceppo dietro entra dal? Oddio, fammi pensare, dal dietro, dai. Dietro. Cosa faresti se potessi risolvere o modificare qualcosa della festa? C'è qualcosa che cambieresti? Non è che ho proprio qualcosa da cambiare, confido nella festa dei ceri, che negli anni si è sempre evoluta nel modo migliore. Toglierei una cosa, sì, chi bestemmia sotto il cero, che quello sì, quella è una cosa che per me è stridente. Poi io sono un tipo abbastanza agnostico, devo dire. Il tempo che intercorre tra la sfilata e l'alzata, al massimo, se proprio vogliamo ridurre i tempi. Però se no, dai, tutto perfetto. Se le famiglie ceraiole fossero o delle squadre di calcio o dei cantanti, quali sarebbero? Allora, San Giorgio Toto Cutugno, perché arriva sempre secondo. Santubaldo direi uno di quelli nazional popolari, alla Gianni Morandi. Sant'Antonio
un Elio e le Storie Tese, perché comunque hanno sempre una vena goliardica. La Juve, Sant'Antonio. Sant'Ubaldo e Real Madrid. E San Giorgio, un gruppo musicale. Per il bene del Cero o per un Cero fatto bene? E per il bene del Cero vuol dire che t'hanno fregato. Per un Cero fatto bene mi piace più come slogan. Siete, come diciamo prima, si felici, te frega. Come passi il 15 sera? È più un traguardo o una partenza? Finché uno prende il Cero il 15 sera è un po'... scarichi l'adrenalina. Ti piace parlare con i compagni della Mutua, con gli amici, anche di altri ceri, per sentire com'è andata, per sentire un po' i commenti a caldo. Quando uno lascia è la fine, non è la fine, però Peppe godetelo il Cero, dammi retta. Punto d'arrivo, è un traguardo, il 15 sera. Quanto è speciale il 15 maggio? Qual è il tuo ricordo più bello? Importantissimo, un giorno che caratterizza quell'anno. Il ricordo ce ne sarebbero tanti, però dico la prima volta che ho preso il Cero grande. Avevo 18 anni, me l'aveva lasciato il Marco Morelli, che per me è un idolo. Forse uno in particolare non c'è, perché ogni 15 maggio ha la sua particolarità, ha il suo carattere, il suo fascino. Per me ogni 15 maggio è speciale. Ne abbiamo raccolto le domande di alcuni utenti tramite una piattaforma e Dragon Warrior ci chiede: il fazzoletto è davvero puntato davanti? Il fazzoletto sì, è puntato davanti, perché sennò è difficile da legare all'indietro, e poi non è facile. Comunque sì, confermo. Io credo di sì. Dice sulla canzone. Cantane un pezzetto. Fazzoletto puntato davanti. Ti micchiona vita 8. Fa più male la nebbia o il vento? Io ti dico il vento, perché comunque quando mena forte... Fa più male la nebbia. Se Parolo 99 scrive: gran cassa o piatti? Piatti. Perché quel movimento così ritmico proprio è stupendo. Gran cassa. Il Cavaliere Giallo, Paffi o Gnozzi? Due geni, due grandi artisti. Diciamo Paffi è più Mozart. Gnozzi è più un interprete, un Paganini, uno di questi anche un po' eccentrici, capito? Però mi fa scegliere fra due mostri sacri, e tra l'altro conosco entrambi, sarebbe difficile. Entrambi, anche questa volta, tutti e due. Felice Mastrano ci domanda: è una fake o è vero che essere la figura del capo 10 di Brocca aumenta lo charme e il sex appeal? Una conseguenza che alzava il Cero aveva un grande fascino, sì, è vero. Quindi sì, ti dico di sì. Siamo tutti belli, specialmente noi altri bucaroni. Kat ci chiede: che ne pensi dei tamburini? Sono, come si dice, la colonna sonora della nostra festa. E che è un po' troppo presto, perché... Marzulliere 65, l'attesa dell'attesa, è essa stessa l'attesa? Sì, è un'attesa, perché l'attesa comincia a farti capire che c'è l'attesa. Tanto è l'ultima, no? Un augurio per i Ceri 2024. Nella bolla c'è scritto Ilariter, quindi divertitevi e godetevela, perché quanto è bella la giovinezza che fugge tuttavia, del domani non v'è certezza, quindi... Anche Lorenzo il Magnifico ve lo consiglia, divertitevi. Che sia un anno bello come tanti che ne hanno passati, e come speriamo anche quelli che verranno. Viva Sant'Antonio e viva i Ceri. Un augurio per i Ceri del 2038. E divertitevi ancora di più, perché nel 2038 pensa a quante cose ci saranno nuove, diverse da raccontare: telecamere sul Cero, sensori, conteranno la velocità media, il numero dei passi, le bracciate. Quindi divertitevi, perché lì... Ah, che Peppe Nicchi tira la brocca. E per la rubrica Tradizione Gioventù, Giorgio Fondacci, anche questa volta è entrato in una bottega di grande tradizione, la bottega Rampini, e lì ha incontrato Giulia Rampini. Giulia ha avuto l'onere e l'onore di ereditare questo grande nome legato a una grandissima famiglia di artigiani e di artisti, e quindi siamo entrati a vedere che cosa lei sta portando avanti di questa lunghissima e bellissima tradizione familiare.
questa terza puntata della rubrica Tradizione Gioventù. Siamo in compagnia di una cara amica, con Giulia Rampini. Posso dire tranquillamente che nel grembo della mamma Rossana già si respirava terracotta, si respirava tempera. Sbaglio? E si respirava anche tanta aria dei ceri, perché anche. Io su questo metto subito le mani avanti, so le mamme che trasmettono, la festa dei ceri, certamente. La festa dei ceri ai figli. Sì. Però Giulia è ecco, un cognome importante, che è uno dei simboli dell'artigianato gubino. Sì. Però il percorso di Giulia è particolare. Non è così scontato, sbaglio? Assolutamente. Perché? Assolutamente. Perché io sono entrata ora come terza generazione di Rampini all'interno di questo prestigioso e anche alle volte pesante, certo, pesante luogo. E perché io fino a pochi anni fa ho sempre detto che questo lavoro non lo volevo fare. Perché non lo vedevo come un lavoro con futuro, come un lavoro contemporaneo, tanto che ho fatto mettere diversi capelli bianchi anche al babbo, alla nonna, anche se già ce l'aveva, la mamma già mi lasciava un pochino più libera, però ecco, il discorso è stato un po' questo. Poi mi sono trovata comunque a iniziare a praticare un po' questa arte che lascia tantissima libertà. Poi piano piano, col tempo, ho trovato il mio spazio, ho ritrovato il mio equilibrio e grazie anche a un percorso che ho intrapreso all'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci a Perugia. Recentemente, un mesetto fa, mi sono laureata in design. E grazie al design, diciamo, mi sono riappassionata e rinnamorata di questo lavoro, perché ne ho capito la potenzialità e soprattutto è arrivata quella svolta contemporanea che io non riuscivo a vedere. Io anche ieri ne parlavo con la mamma, dicevo che l'errore che viene fatto qualche volta parlando dell'artigianato è presentare queste botteghe come vecchie, polverose. Cioè, a me la famosa definizione, quando entri in una bottega sembra che il tempo si fermi. No, invece il tempo no. Va avanti, si evolve, come si è evoluta la festa dei ceri proprio durante i secoli. Si devono evolvere anche certe botteghe, ben venga la tecnologia. Chiaramente una bottega artigiana differisce da un'industria, perché si lavora con le mani, quindi al centro c'è l'uomo, e questo mi ha fatto capire la strada che volevo intraprendere. Adesso mi sono presa tutta sta baracca sulle spalle, però c'è un buon bracciere. Ecco, ottimo. Ottimo bracciere. Nella bottega si respira anche il contemporaneo, e a Gubbio non è che le botteghe vivono solamente di cero, ma tu hai sviluppato una tua propria idea. Esatto. Contemporanea. Che comunque anche il discorso ceri in qualche modo mi ha ispirato, perché sono voluta partire da tre concetti fondamentali. Il primo, l'artigianato e il ricambio generazionale, perché infatti la mia tesi parla di questo, parla della crisi del ricambio generazionale nelle botteghe artigiane. E io do come mia personale risposta, perché proprio è stata la mia esperienza di vita, il design. Quindi appassionarsi a questo mondo contemporaneo, anche altra altissima eccellenza italiana comunque nel mondo. Poi il secondo punto è proprio la convivialità, ed è per questo che ho voluto sviluppare e creare questo servizio da tavola, e chiaramente in questa convivialità c'entra tutto il mio trascorso, le mie esperienze, certo, a partire dall'esperienza all'interno della bottega con clienti stranieri che richiedono sempre piatti, vassoi, tutto quello che è arredo per la tavola, perché credono di acquistare quella convivialità che abbiamo noi, quel modo di stare a tavola, di vivere italiano, che sa di vita lenta, che sa di divertimento, che sa di prendere le cose così. Posso dire come che vanno. A volte bisogna prendere spunto anche dagli esteri. Sì, perché noi, è come se ci guardiamo allo specchio. A noi si sta perdendo questo, esatto. Ma invece sì. ci sarebbe proprio bisogno di rispolverare la nostra tradizione. Esatto, e di capire quali sono i nostri valori, quelli che ci hanno dato la vita e ci hanno mandato avanti fino ad ora. Ed è per questo che ti dico che comunque i momenti di convivialità, lo stare insieme anche durante le feste, e assolutamente anche per la festa dei ceri, mi hanno ispirato e mi hanno portato a voler creare qualcosa per la tavola. E infine, ultimo punto che ho sviluppato, chiaramente la sostenibilità, perché viviamo in dei tempi in cui non si può non parlare
parlare di sostenibilità e non si può pensare di concepire un progetto senza pensare alla sostenibilità. Ed è per questo che, diciamo, il mio progetto si sviluppa con me, che entro all'interno di questa bottega come terza generazione. Mi ritrovo sulle spalle una diciamo, eredità immateriale immensa, ma allo stesso tempo anche materiale, perché comunque la Rampini in questo luogo, in questo laboratorio, c'è dagli inizi degli anni 80, fine anni 70, per cui parliamo di 40-50 anni di magazzino sulle spalle. Quindi per il discorso della sostenibilità io sono andata a ricercare quei pezzi che per magari tendenze, per cambi di tendenze, investimenti sbagliati o semplicemente perché le cose non piacevano più sono stati accantonati, e quindi in un certo senso a me pesano sulle spalle come scarto. Ho preso tutti questi scarti rendendoli preziosi, quindi ho rivisto il decoro classico di Rampini, ho tirato fuori questa foglia che è la foglia, sì, la foglia d'acanto, la foglia d'acanto, il decoro che noi chiamiamo Rinascimento, per cui siamo famosi, diciamo, adesso non voglio dire in tutto il mondo, ma i nostri clienti ci conoscono per questo. E ho ripreso questa foglia d'acanto, l'ho semplificata e l'ho applicata su questi piatti, su questi componenti per la tavola in tridimensionale, quindi da bidimensionale la foglia diventa tridimensionale e il piatto si arricchisce, quindi non è più scarto ma si veste a festa, indossa questo prezioso gioiellino oro zecchino in ceramica dove l'oro viene applicato in terzo fuoco. Non è il lustro alla Mastro Giorgio, però comunque possiamo parlare, questo è oro zecchino. Indossa questo gioiello e si veste a festa. E così ho creato la mia nuova tavola sostenibile. Posso dire che l'artigianato oggi più che mai guarda al futuro. Assolutamente sì, anche posso dire che il design anche sta prendendo questa strada. Molti designer italiani famosi stanno rientrando nelle botteghe perché il saper fare, il saper modellare, il saper lavorare con le mani che hanno gli artigiani è una sapienza che altri non hanno, l'industria assolutamente non ha. Oltretutto l'artigiano è colui che conosce la materia, ne rispetta i tempi, e quello che ho imparato anche da questo progetto è proprio questo, il saper e il dover in qualche modo rispettare la natura, i tempi della materia. Per me questo è stato molto importante, è proprio stata una scuola di vita in qualche modo, perché non c'è più l'uomo al centro del mondo, ma ritorna l'uomo insieme alla natura. Certo. Però Giulia, sì, parliamo di arte contemporanea, ma non possiamo che non parlare in questa bottega di arte legata ai ceri. Assolutamente, assolutamente sì. La nostra bottega è sempre stata legatissima alla festa dei ceri, a partire proprio dalle richieste dei privati. Adesso chiamarli privati mi sembra una cosa, ma degli amici, assolutamente sì, perché comunque la bottega artigiana ha anche il suo ruolo all'interno della società, certo. Della società, quindi quando arrivano i ceri, qui lo capisci subito, comincia a essere questa sfilata di amici che vengono giù, ti ordinano il pannello, si fermano, allora ti portano la foto dalla quale tu devi tirare fuori il pezzo e da lì partono gli aneddoti. C'è un rapporto familiare. Assolutamente sì, è familiare, di amicizia, e l'aria che si respira dai primi di aprile è diversa. È assolutamente diversa. E anche tra di noi magari scherziamo, no mamma, i brocchetti di San Giorgio falli te, io fa solo quelli di Sant'Antonio, cioè l'aria diventa frizzantina, via, assolutamente. Quello che c'è stato di bello, e per questo dobbiamo ringraziare assolutamente mio padre Gian Pietro, è che questa bottega non è soltanto stata sempre aperta agli amici, ma anche a tanti artisti che sono venuti qui a sperimentare. E anche esteri. Anche esteri, assolutamente. Grazie anche alla prestigiosissima manifestazione delle Brocche d'Autore abbiamo avuto l'onore di ospitare all'interno della nostra bottega molti artisti provenienti dall'estero che hanno potuto fare le loro brocche all'interno della nostra bottega. Una bottega che è aperta al mondo. Assolutamente sì, e così deve essere. Le nostre porte
sono sempre aperte, perché chi entra qui dentro non è che porta via niente, non c'è nessun segreto da scoprire, però una volta che ci sono gli incontri, le contaminazioni, tutti ne usciamo arricchiti, quindi assolutamente sì, le nostre porte saranno sempre sempre aperte, anche perché lo devo a mio padre, perché sennò mi viene a gratta i piedi assolutamente alla notte, quindi... Però Giulia, c'è un'opera a cui sei particolarmente legata che parla della festa dei Ceri e parla del nostro patrono. Allora sì, c'è un'opera a cui sono strettamente legata, perché c'è proprio il legame d'affetto, d'amore che mi tiene stretta lei. È un'opera che non nasce da una vera e propria commissione, ma nasce come prova per poi realizzare un pannello che è molto più grande, che è stato realizzato ed è murato ad Isola Fossara su una chiesa. E quest'opera era per capire un po' come poter realizzare questo pannello. E mio padre, molto legato alla religione, al patrono, alla città di Gubbio, ha cercato di mettere insieme tutte queste cose. Così ha creato questo disegno dove è rappresentato Sant'Ubaldo che veglia sulla città di Gubbio, come se fosse, diciamo, ripreso sullo stile delle vetrate della Basilica di Sant'Ubaldo. Sono particolarmente legata a quest'opera perché non era per nessuno, è stata una delle ultime opere che ha creato mio padre, se non proprio l'ultima. Quando l'ho vista io ho detto: babbo, fermate, non la vendete, taglio le mani, perché io di tuo non c'ho niente. Quindi ho detto: questa sarà per me quando magari metterò su casa, e questa me la tengo io e guai chi la tocca, per cui proprio la custodisco gelosamente. Non parla strettamente di Ceri, non vediamo i Ceri, però c'è Gubbio, c'è Sant'Ubaldo. C'è un significato profondo. C'è un significato profondo, assolutamente, perché Sant'Ubaldo che veglia sulla città di Gubbio è la base della festa dei Ceri, che spesso ci dimentichiamo. In realtà ce lo dobbiamo ricordare che questa festa è per Sant'Ubaldo. E quindi sì, assolutamente sì, anche se non c'è il mio Sant'Antonio, però... Però c'è Gubbio in quell'opera. Però c'è Gubbio, e intorno, infatti, vediamo, c'è Gubbio, c'è la città di Gubbio, e intorno c'è tutta la storia della nostra bottega, perché come se fosse un mosaico, anzi come se fosse un arazzo più che un mosaico, sono rappresentati diversi decori, tra cui anche il decoro della nostra bottega, ed è per questo che è un'opera che abbraccia tanti ambiti, che abbraccia tanti valori e che, alla quale io mi abbraccio, per cui sì, per me è sicuramente una delle più importanti che ci sono qui dentro. Come la vive Giulia Rampini in festa dei Ceri oggi? Male, come la vivo, come tutti. Io penso che le 6-5 insaurano manco dal peggior nemico. Ma no, a parte questo, la festa dei Ceri è la roba più bella del mondo. Adesso scendo proprio dopo tutti questi discorsi sui valori, vo sul banalissimo, perché racchiude, abbraccia tutto, e a partire dalle emozioni, dal dolore, arrivando alla felicità, la corsa, lo sfogo e la coglionarella, perché qualche volta anche quella è bella, diventiamo pesanti e ci dimentichiamo sta parte più allegra e felice che ha sempre contraddistinto tutte le generazioni. Un pochino di leggerezza va bene. Ma tanta leggerezza, ecco. Vuole la leggerezza. Certo. Ah sì, c'è ripreso, ecco. Un bel po', un po' di leggerezza mettiamocela, no? No, assolutamente. Come la vivo? Guarda, a proposito di tavola, no? Prima abbiamo parlato della mia ultima tavola, una delle ispirazioni per creare appunto queste componenti per la tavola è stato appunto il 14 maggio a Casa Rampini. È una tradizione che è un'occasione speciale, no? Per Casa Rampini è un'occasione specialissima, sì, perché lì dopo la sonata del campanone tutti gli amici di famiglia si radunano a casa nostra, e la mamma e il babbo si piatti le plastiche, non ci hanno mai voluto mangiare, insomma, un po' un controsenso. Sarebbe il colmo. Sì, assolutamente, ma poi è la scelta più sostenibile, certo, che è mai stata fatta all'interno di casa nostra. E quindi che succedeva? È successo che negli anni, siccome noi siamo i primi a non averci il servizio buono da tavola dentro casa, succede che i primi anni iniziano a creare questi piatti fatti apposta. Mi pare che il primo proprio è nato perché la mamma
mamma voleva apparecchiare con una certa tovaglia, quindi è stato ripreso il decoro di quella tovaglia, soltanto che dopo è arrivato il momento in cui giustamente questi piatti andavano lavati, gli ospiti hanno cominciato a dire beh, ma questo è bello, me lo posso portare via, e da lì è nata questa tradizione che a casa nostra il 14 maggio vengono preparati questi piatti, il piatto dell'anno, generalmente con decori che riprendono la primavera, quindi fiori, gerbere, iris, maggiociondolo, diciamo tutti i fiori un po' che ruotano intorno a questa primavera baciata dal sole, e i nostri ospiti a fine serata prendono e si portano via il piatto, così noi non dobbiamo lavare i piatti, ecco. Loro negli anni si sono fatti, penso, un servizio buono enorme, quindi sì, questa è una chicca di casa Rampini che in qualche modo ci doveva rientrare quella ceramica, e siamo sempre stati molto molto fissati questi cocci. Però Giulia, ecco, abbiamo parlato della tua tradizione familiare, del tuo percorso, di come vive la festa dei Ceri Giulia oggi, ma invece la festa dei Ceri di domani, il prossimo 15 maggio del 2024, o anche dei prossimi 100 anni. Allora, io dico che per me personalmente, una riflessione molto molto personale la voglio fare, perché comunque la storia della mia famiglia è molto particolare, perché... Tutti conoscete Francesco, tutti avete conosciuto Gian Pietro, quindi la festa dei Ceri rinnova anche un po' di dolore, ma il momento in cui ci ritroviamo Sant'Antonio davanti casa dopo l'alzata, nel male, perché io quello è uno dei momenti in cui uno sente più dolore, però è un'emozione molto, molto particolare, perché allo stesso tempo lì c'è la vita e ci ricordiamo di non soltanto di tutti quelli che non ci sono più in quel momento, ma di quanto è importante, siamo fortunati a vivere questa festa. E io mi auguro che anche nel dolore più grande, o comunque nel prossimo futuro, la festa dei Ceri possa mantenere questi valori. Come dicevo prima, si è sempre evoluta col tempo, si è sempre adattata, e questo l'ha resa sempre contemporanea, l'ha resa viva, perché non è una rappresentazione storica, è il giorno più importante che noi di Gubbio viviamo. Per cui questa è vita vera, non la porta a essere vecchia, polverosa e stantiva come quelle botteghe di cui parlavamo prima. È contemporanea, è vita e è vita vera. Per cui l'augurio, ma io so che non c'è bisogno del mio augurio, è che si mantenga sempre così. Giulia, grazie per la tua disponibilità. Ma grazie a voi, ma io spero che... Grazie Rossana. Io mi sono divertita tantissimo. Oh, beh, questo grazie per noi è un grandissimo piacere. E ci vediamo alla prossima puntata. Siamo in conclusione di questa terza puntata dell'Attesa, che però come al solito arricchiamo con una pillola del nostro archivio, grazie anche al supporto preziosissimo di Fernando Sebastiani. Vi proponiamo una piccola parte della Festa dei Ceri del 1961, edito dalla settimana Incom, e con questo quindi si chiude questa terza puntata. L'appuntamento con l'Attesa è per giovedì prossimo, quando anticiperemo appunto la discesa dei Ceri in città e non solo. Buona serata e grazie per essere stati con noi. Dalla festa dei Ceri, nel corso di alcune ore gli eugubini spendono tutte le energie represse e chiassosamente si lanciano in una impresa che è matta per definizione protocollare. La festa dei Ceri ha tradizioni antichissime. Fin dal 1380 i tre obelischi portatili, ognuno dedicato a un santo, costituivano il vanto degli abitanti locali e in particolare dei trasportatori delle colossali macchine ufficialmente insigniti del titolo di Matti Eugubini.
Il personale addetto ai ceri è inquadrato in una rigorosa gerarchia. Per ognuno dei tre mastodontici simboli da portare a spasso per la città c'è un primo capitano, un secondo capitano, un araldo e un numero variabile di ceraioli. Anche l'itinerario è obbligato, deve rispettare le norme e gli orari previsti dall'anonimo estensore del regolamento. Per percorrere la ripida salita che porta al santuario, una distanza che una persona normale e senza bagagli coprirebbe in poco meno di un'ora, i ceraioli con il peso del cielo sulle spalle impiegano in media 13 o 14 minuti. Unica formalità per diventare ceraioli, dimostrare la propria appartenenza all'associazione dei cosiddetti matti e ucubini. Formalità molto semplice da espletare, perché se è vero che per chiedere di diventare ceraioli bisogna dimostrare di essere matti, è anche vero che soltanto chi è matto può chiedere di diventare ceraiolo.